Ritorna anche quest'anno la rassegna Per non morire di televisione, una serie di appuntamenti dal 6 al 10 marzo con il documentario di autore al Cinema Corso di Via di Roma 49, primo appuntamento per l'edizione di Ravenna Screen 2013. Il programma di quest'anno, che si svolge dal 6 al 10 marzo al Cinema Corso di Ravenna, è un programma molto ampio. Ci sono tanti documentari. E la caratteristica principale, come sempre, è che sono documentari inediti per Ravenna e di recentissima uscita, nel senso che sono tutti documentari del 2012. Di conseguenza offriamo al nostro pubblico una panoramica, una selezione dei migliori documentari usciti nello scorso anno. Ci sono documentari che hanno vinto dei premi molto importanti, ci sono documentari che hanno avuto una grossa distribuzione internazionale perché sono dei documentari internazionali e ci sono delle produzioni italiane che sono state giudicate, considerate fra le migliori produzioni documentari di quest'anno. Quali i contenuti di questi documentari? Ma i documentari quest'anno io direi che c'è una parola che li lega un po' tutti, che è empatia. E questo è stato un po' il filo che ho trovato man mano che selezionavo i lavori. A partire da, diciamo, un blocco importante che ho voluto scegliere, diciamo, prendere quest'anno, che è un blocco tutto femminile. Non è solo perché le date del documentario, all'interno delle date del documentario c'è l'8 marzo, ma perché c'è anche il discorso che il documentario femminile, il documentario d'autore femminile, sta avendo un notevole successo. E il discorso è proprio questo, cioè il documentario d'autore è uno sguardo empatico sulla società, sugli avvenimenti, sui fenomeni. E questa è una delle caratteristiche più importanti, che in questi anni si è sviluppata tantissimo. E partendo da quello che sarà l'inaugurazione di Geponti, che è un documentario molto interessante, anche questo, come altri documentari, è un documentario on the road, nel senso che parte dalla Palestina, va in Libano, va in Germania, viene nella nostra Romagna, ad Alfonsine, a seguire un progetto di Ponte Radio molto molto interessante. E fino alla chiusura del festival, non è un festival, è una rassegna, chiusura della rassegna con il film di Woody Allen. E all'interno c'è un passaggio dedicato a Federico Fellini, è la nipote di Fellini, ha realizzato questo bel documentario di interviste con i collaboratori storici di Fellini. E passando per La Nave Dolce, Nadea Svetta, Palestina per principianti, We Are Legion, che è stato il documentario shock dello scorso anno sugli attivisti, per cui devo dire, tutto un percorso che si basa proprio su questo discorso, uno sguardo empatico sulla realtà. Nessun giudizio, nessun pregiudizio, ma invece un tentativo di comprendere, eliminando quelle che sono le caratteristiche personali, le convinzioni personali, ma offrendo al pubblico proprio questo tipo di sguardo, che è caratteristico del documentario d'autore. Federico Lega per Ravenna Web TV.